Mi sa che ci siamo quasi, ecco. Forza, siamo pronti. Il collegamento. Allora, forza, forza e coraggio. Con Cologno. Ho 80 anni, io non posso aspettarvi tutti qui. Forza, forza e coraggio. Mario Bianchi. Forza, Mario Bianchi, sono io che devo. Allora, Mario Bianchi, ascoltami bene, apri le orecchie. Allora, ho 80 anni, di cui 30 passati senza fare televisione, va bene? Quindi sono 50 anni che faccio la televisione, ok? E non è giusto che io arrivi prima del regista. Cosa, Mike? Mettiti in ginocchio. Mike. Dov'è il frustino? Esagerare, Mike. Forza, mettiti in ginocchio, Mario Bianchi, a tutti, ecco. Ecco, uno, due, basta tre, così. Tre, basta, meno male. Basta così. Allora, vogliamo cominciare? Iniziamo, via. Vai con la sigla. Allora, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Meno Siamo e Meglio Stiamo. Avete ascoltato? Hai detto Meno Siamo e Meglio Stiamo. Mario Bianchi, ma sei sicuro? Sì, ma se è possibile. Abbiamo sentito. E cosa sarebbe? Meno siamo e meglio stiamo? La nuova trasmissione di Renzo Arbore. Ah, l'ha intitolata così? Sì. Meno siamo e meglio stiamo? Ma roba da pazzi, eh? Già che c'era, poteva intitolarla, che so, cambiate canale. ma lo sa che esiste l'Auditel? Lo sponsor si arrabbierà? Io adesso. Certo, lui non è esperto di sponsor. Io mi ricordo quando pubblicizzavo un cacao, si chiamava Meravigliao. Sì. Io andavo a cercarlo, non lo trovavo mica. Non c'era. Io invece pubblicizzavo il cacao Rovagnati. Ma dove? Ascoltatori, il cacao estratto dai maiali. Ma dove? Vabbè, rifacciamo. Sì. Forza. Ecco. Adesso c'è il bambino. Forza. Allora, buonasera, benvenuti a Genius. Abbiamo qua il piccolo tubo digerente. Allora, sei pronto? Sì, signor Mike! Sì? Buongiorno! Scusa, Mario Bianchi, cosa ha fatto? Ha fatto forse la battuta sul mio cognome. Ci ha avuto il coraggio di fare una battuta scambiando il mio cognome per un saluto? Non lo so io, una battuta che mi facevano all'inizio della carriera, ma non la fa più nessuno da tempo. Forse l'ultimo pare sia stato Carlo Magno. Oggi abbiamo trovato un piccolo comico, eh? Allora vieni qua, Beppe Grillo delle mie conchiglie. Forza, sei preparato? Come vai a scuola? Ci vado col pulmino. Aia, mi sa che sei arrabbiato. Dura adesso. Ti rendi conto? Come vai a scuola, ci vai col pulmino. Guarda che non fai mica ridere, eh? Allora, piccolo Zelig è andato a male. Smettila di dire sciocchezze. Non fai ridere neppure la Hunziker, lo sai? E ci vuole poco farla ridere. Pensa che una volta la Hunziker ha riso ad una battuta di Amedeo Menghi. Che è impossibile, cioè, così. Vabbè. Tu lo sai che Amedeo non fa battute, canta, no? Signor Mike, lo sa cosa ci fa una lice con una cappottaia? Si asciuga! Mamma mia! Aia, più è lunga la pausa e più è incazzato, eh? Alice con la cappottaia si acciuga. Povero bambino. Sì, lo vedo male. Allora, gonade, la tua comicità rasenta quella delle emorroidi, te lo posso dire. Adesso basta, la prossima volta che fai un'altra battuta te le do con lo sfollagente, va bene? E poi vai a piangere da tuo padre. Eccolo qua, abbiamo un piccolo Benigni, sai anche la Divina Commedia. Passa Dante scorreggiante, ne fa una, ne fa tante, ne fa una anche all'arancia e fa scappare tutta la Francia! Aia. Gli ha fatto plantologia. Sì. Invece, ascoltatori, non ha detto neanche ai. Era dai tempi di San Babila che non menavo così. Me lo ricordo ancora, scarpe a punta, basette rasate, biglie di ferro e Belstaff, amici ascoltatori. Vediamo se hai ancora voglia di fare battute. Come ti chiami? Massimo.
Te la faccio io una bella battuta. Lo sai perché sei senza denti? Perché te li ho rotti io. Non fa ridere, ma io sono felice. Allora, piccolo sdentatello comico, te la senti di rispondere a una domanda senza fare il gulot della situazione? Sì. Riesci a dirla la S, ci credo. E con tutte le legnate che ti ho dato, forza. Allora, domanda di geografia. Come si chiamano? Non l'aveva letta. Gli abitanti della città di Fano. I fanali. No. Ecco, adesso gli va malissimo. Non ho più la mira di una volta. Sto correndo a zig zag. Lo tenete fermo? Questo piccolo Jerry Lewis di sta città. Guarda Mario Bianchi, guarda come corre. Come dici, scusa? Devi mirare più in basso, sennò così non lo prendi. Ok, tanto è una puntata registrata, anche se ci metto mezz'ora ad abbatterlo, chi se ne frega. L'importante è che liberi l'umanità da questo piccolo macario dell'ultimo minuto. Ecco, l'ho preso! L'ho preso, finalmente. Ci vediamo lunedì prossimo, arrivederci.